Sandrone, torna il gorilla e questa volta è cresciuto e sembra anche un po' scocciato. Cosa a Milano non gli piace più? Ma tanto buonasera, grazie di essere qui, perché la piazza è bellissima, anzi sono un po' intimidito dalla presenza di questa chiesa che, come sapete, nasconde cose molto belle che spero di vedere domani mattina prima di partire. Ma più che scocciato, diciamo che tra l'ultima sua avventura, che è di 5 anni fa, e questa, la sua vita è cambiata parecchio. Diciamo, fino a 5 anni fa lui era un investigatore senza licenza che si occupava di casi che in qualche modo lo tiravano dentro, cercava sempre di non farlo, cercava sempre di non occuparsi di casi violenti o rischiosi, ma alla fine ci finiva dentro perché in qualche modo capiva che doveva cercare la verità su qualche cosa, oppure perché si innamorava di qualcuno, o perché diceva che quel caso doveva essere risolto da qualcuno. Solo che questo l'ha portato a fare delle scelte di vita difficili, gli hanno sparato, gli hanno fatti di tutti i colori. A un certo punto, quando anche un suo amico, che è uno dei suoi migliori amici, si dimostra essere un cattivo e non un buono, e addirittura entra in casa sua con un fucile e cerca di ucciderlo, e lui, cercando di non morire, blocca quest'uomo e quest'uomo muore perché si spara in faccia, lui, il gorilla, capisce che non può andare avanti così, non capisce che non può continuare con quel tipo di vita. E allora fa una scelta, e la scelta sua è quella di trovare un lavoro tranquillo. A un certo punto della vita, passi 40, dici, beh, insomma, sono più un giovanotto, ho preso tante botte, mi sono capitate tante cose, vado e cerco un lavoro fisso, un lavoro tranquillo. E il lavoro tranquillo per lui è stato andare a lavorare per le assicurazioni. Sapete, le assicurazioni sono quelle là, le assicurazioni della macchina anche, hanno un ufficio, in tutte le assicurazioni un ufficio, si chiama in vari modi, ma il modo più diffuso in cui lo chiamano è i casi speciali. I casi speciali sono quelli quando avviene un crimine su qualcosa che è stato assicurato dall'assicurazione, quindi non so, viene rubato un quadro che vale tanti soldi, viene uccisa una persona che è assicurata sulla vita, per esempio. E beh, in quei casi lì arriva la polizia, fa tutte le indagini, ma poi arriva anche un investigatore delle assicurazioni, perché le assicurazioni devono tirare fuori tanti soldi. E nel caso di un quadro, per esempio, il detective dell'assicurazione, che spesso è un ex poliziotto, un ex carabiniere, o qualcuno che sa cos'è quel mestiere lì, va e cerca di capire intanto se il furto è veramente avvenuto, perché sapete, niente è più facile per il proprietario di un quadro che magari ha bisogno di soldi. Prende questo quadro e lo mette sotto il tappeto, poi chissà se salterà mai fuori. Oppure nel caso di un omicidio, non è magari un suicidio mascherato, visto che il suicidio non è coperto, capita anche questo. E in questi casi mandano persone come il gorilla, che a questo punto ha cominciato a fare questo lavoro. E lui comincia a occuparsi di casi piccoli, parlo sempre di questi 5 anni, prima di questo romanzo che tu hai detto. E lui si occupa di casi piccoli che sono anche... però quelli che fanno il pane quotidiano degli investigatori, quello di cui non si occupava prima, quindi non so, brucia un bar e lui scopre che il proprietario di questo bar l'ha bruciato lui perché era senza soldi, oppure insomma casi così. A un certo punto arriva, e questo è l'inizio del romanzo, arriva in un altro dei tanti casi per cui non gli interessa più di tanto, va in uno spedizioniere, sapete, la DHL, TNT, Traco, quella gente lì, come si chiama, Federal Express, questi qua hanno dei magazzini dove la merce viene stoccata, e da questi magazzini c'è qualcuno che sta rubando, e siccome la merce di questo spedizioniere è assicurata con l'assicurazione per cui lavora il gorilla, lui va a vedere, scopre chi è il furto e chi l'ha fatto, che è un camionista che lavora come portare le merci di questo spedizioniere. Consegna questo camionista al direttore del personale, poi firma la sua fattura, la manda all'assicurazione e va a casa. Intanto pensa che non gli piace fare questo lavoro, perché in qualche modo lui alla fine frega sempre dei poveretti che fanno piccoli reati, mentre lui, tra quelli che rubano un po' di merce dal magazzino e quelli che magari gestiscono questa azienda, beh, lui sta più dalla parte di quelli che rubano, però fa quel lavoro lì. E qualcuno deve fruffarlo, pensa lui, e comunque lui ha smesso di lottare per cambiare il mondo, fa il suo lavoro, fa questa fattura, torna a casa, cerca di non pensare al fatto che questo piangeva quando l'ha consegnato, questo camionista piangeva quando l'ha consegnato al direttore personale, però quando arriva a casa accende il televisore, track, e vedi che questo si è ucciso,
si è ucciso e capisce che è colpa sua perché in qualche modo l'ha incastrato, è colpa sua perché l'ha esposto, gli ha fatto perdere il lavoro, e questa cosa gli provoca una rottura. Bene, tutto questo avviene nelle prime tre pagine del libro, quindi non vi ho svelato molto, però diciamo che sì, lui è un po' scocciato, perché dentro di sé lui vorrebbe fare un'altra vita, però si trova a fare una vita che lo rende più tranquillo, ha fatto una scelta di comodità. Il problema è che dentro questo romanzo lui si troverà di fronte a quello che si chiama una scelta etica, scegliere tra quello che ti conviene fare e quello che è necessario fare, perché è giusto fare, e lui sceglie quello che è giusto e porterà al romanzo, porterà anche alla scena che avete sentito prima recitato benissimo, sul fatto che viene picchiato, qualcuno lo minaccia, perché lui sta facendo quello che non dovrebbe fare se seguisse il proprio interesse. Ma siccome è il nostro eroe, e noi, io voglio raccontare una storia di eroe, di un eroe esemplare che fa quello che è giusto, beh, allora smette di essere scocciato e fa qualcosa di bello. Poi è vero, Milano gli piace un po' di meno adesso, sono passati gli anni. Sandrone, come nasce un romanzo noir e se i fatti di cronaca aiutano lo scrittore? I fatti di cronaca aiutano lo scrittore, sì, credo che lo possano aiutare, però ci sono due grandi filoni nel noir. Un filone è quello di prendere i fatti di cronaca e rielaborarli sotto forma di romanzo. Uno molto bravo a fare questo, lo dico sempre, è Carlotto. Carlotto ha costruito molti romanzi prendendo dei fatti di cronaca e romanzandoli giusto quel tanto che bastava. Un altro grande che ha fatto questo anche sotto altre forme è per esempio Giancarlo De Catanzo con Romanzo Criminale. Romanzo Criminale ha preso la storia della banda della Magliana, quindi più che una cronaca, una cronistoria, e l'ha trasformata in un romanzo, cambiando giusto alcuni nomi, cambiando giusto quelli luoghi, ma tutto il resto è verità giudiziaria. Questo è un modo di farlo. L'altro modo, che è quello che io preferisco, è quello di costruire delle storie che abbiano un valore più universale. Io invento tutto, le mie storie, anche la Milano che io racconto è inventata, le vie, i luoghi, non esistono. Gli ambienti che descrivo, qualche volta ci sono, spesso no. Il personaggio che si chiama come me non sono io, è un altro, ma allo stesso tempo un po' mi assomiglia. Insomma, cerco di costruire un mondo che sia un mondo di fantasia, perché questo mondo di fantasia in cui ambiento le mie storie mi permette di raccontare delle storie esemplari. Che cos'è la storia esemplare? La storia esemplare è una storia di un singolo di una persona, di una famiglia, è una storia puntuale, piccola, che però letta in un sotto forma di metafora, sotto forma usandola come lente, come specchio, come microscopio, ti permette di vedere delle verità universali. Parlavo prima del fatto della scelta etica. Questo per me è stato al centro di questo romanzo, perché da parecchio tempo volevo metterlo proprio, fare vedere che cos'è una scelta etica. Perché vedete, se voi ascoltate il linguaggio della politica, io questo lo dico abbastanza spesso ultimamente, se voi ascoltate, prendete un vecchio documentario su come le vecchie tribune politiche degli anni 60 o degli anni 70, poi vedete che ci sono dei signori, di solito dignitosamente vestiti di grigio, anche la tribuna è bianco e nero, quindi immagino più o meno erano grigio e era marrone, comunque non molto diverso da questo, un po' grigi anche in volto, grigi nei capelli. I partiti che si chiamavano Democrazia Cristiana, Partito Comunista, MSI, insomma tutto il nostro passato, precaduto del muro di Berlino. E questi signori, quando raccontavano, parlavano di quello che volevano, parlavano di etica, parlavano di quello che era giusto e di quello che era sbagliato, secondo il loro partito, che poi dietro facessero truschi, rubassero, eccetera, questo non sta a medirlo, insomma, la storia l'ha detto in molti casi, che avessero fatto cose tremende, anche questo la storia l'ha raccontato e anche la verità giudiziaria in certi casi. Però il loro linguaggio, che era il linguaggio della politica dell'oro, era il linguaggio dell'etica, dicevano quello che secondo loro era giusto. Oggi il linguaggio della politica, che poi è il linguaggio della televisione, che è il linguaggio dei media, ti dice quello che è conveniente. Quando voi sentite parlare un politico ti dice quello che è conveniente per il suo partito, è conveniente per il suo gruppo, è conveniente per la sua città, è conveniente per il suo paese, è conveniente per il nord rispetto al sud, è conveniente per Roma rispetto al nord, è conveniente per l'Europa, è conveniente per gli europei rispetto agli stranieri, è conveniente. Ora, vedete, è degenerato completamente il ragionamento politico, ma è degenerato anche la nostra vita civile, il nostro... Allora,
Quello che volevo dire è togliere il discorso della convenienza e mettere a confronto la convenienza, che è quella del nostro personaggio, che in qualche modo gli converrebbe stare buono, accettare quello che è successo, fregarsene e stare a casa sua e fare un'altra fattura per un altro lavoro, rispetto invece a quello che ritiene giusto fare.